Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come: per Barbara D'Urso non è stato di certo un finale da ricordare. Purtroppo la notizia di queste ore è stata accolta con tristezza dai suoi fan. Nella serata di martedì 3 maggio è andata in onda la finalissima di questa edizione de La Pupa e il Secchione. Al termine di un lungo percorso in cui i concorrenti hanno cercato di smussare alcuni propri lati del carattere, la vittoria è spettata alla coppia formata da Maria Laura De Vitis e da Edoardo Baietti. Alle loro spalle si è piazzato invece il duo, sconfitto all'ultima prova, composto da Emi Buono e da Alessandro De Meo. I vincitori si sono aggiudicati il montepremi di 20.000 euro. Maria ed Edoardo sono stati in grado di battere gli avversari al cosiddetto bagno di cultura. Per loro è stato un successo inaspettato, anche se l'intera puntata è stata ricca di colpi di scena. Tra i vari episodi che hanno caratterizzato la serata spicca la proposta di matrimonio di Luigi Mario Favoloso. Quest'ultimo ha chiesto la mano della sua fidanzata davanti a tutti i telespettatori del programma condotto dalla D'Urso. Elena Morali non ha potuto far altro che pronunciare il fatidico sì, scatenando in tal modo gli applausi scroccianti dei presenti in studio. Barbara D'Urso, nessuno si aspettava una fine del genere. Forse ultimamente la fortuna non è più dalla parte della nostra Barbarella. Anche se gli ascolti non hanno fatto particolarmente sognare i vertici Mediaset, infatti, c'è da dire che la nota conduttrice televisiva è stata chiamata ad affrontare una sfida difficilissima. In occasione della finale del 3 maggio, ad esempio, il programma della D'Urso è stato costretto a competere contro la semifinale di ritorno di Champions League tra Villarreal e Liverpool, trasmessa sulle frequenze di Canale 5. La Pupa e il Secchione ha ottenuto il gradimento di 1.250.000 persone, una cifra che equivale al 9,8% di share. Purtroppo l'epilogo non è stato da ricordare, dato che non ha raggiunto nemmeno la soglia del 10%. Tuttavia era prevedibile che il match tra i due importanti club europei avrebbe attirato l'attenzione di una grande fetta di pubblico. La sfida di Champions, vinta per la cronaca dalla squadra inglese per 2-3, è stata seguita da quasi 4.300.000 telespettatori, con una percentuale di share che si è attestata sul 20% e una media che ha sfiorato di poco il 15%. Come se non bastasse, anche Carlo Conti e Drusilla Forra hanno fatto meglio di Barbara con la serata di premiazione dei David di Donatello. Nonostante non si possa parlare di grandi ascolti, lo showman toscano ha comunque portato a casa un 14,7%. Ovviamente le colpe della sconfitta in termini di ascolti non sono da attribuire alla D'Urso. La presentatrice ha infatti svolto un grande lavoro sotto molti punti di vista, motivo per cui prossimamente potrebbe anche ricevere una nuova proposta dai piani alti della Mediaset. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Yeah.